Ciao a tutti, ci troviamo a Lodi Vecchio e ora entriamo in una costruzione e vi facciamo vedere qualcosa di molto speciale. Oh Giuseppe! Ma ciao! Finalmente, finalmente! Fermati! Che c'è? Fermati, manca qualcosa. I pantaloni li ho messi. Manca qualcos'altro. Che cosa? Ma la sigla. Allora insieme... Sigla! These happy days are yours, my. Siamo di nuovo in compagnia di Giuseppe, che è il nostro presidente dell'International Happy Days Fans Club, e siamo qui a Lodi Vecchio per più motivi, nel senso che in questo ex convento è stata allestita una mostra con parte del materiale di Happy Days di Giuseppe, che l'ha fatto diventare il più grande collezionista al mondo di memorabilia del famoso telefilm. Ma c'è un'altra, anzi altre due grandi novità ci sono quest'anno. E sono, sì, che dice lui? C'è, beh, alcune cose ce le ho in mano, adesso ve le faccio vedere. E poi scopriremo dopo un oggetto molto particolare che è la tuta di Fonzi. Questo per quello che riguarda la collezione. E l'altra particolarità è che quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'esistenza di Happy Days. Sì, infatti venne realizzato il primo episodio negli Stati Uniti il 15 gennaio del 1974. Adesso insieme a Giuseppe vediamo pian pianino quali sono i nuovi gioielli che arricchiscono la collezione di Giuseppe, che ricordo è costituita da pezzi veramente unici, perché per la maggior parte sono stati utilizzati sul set del telefilm. Quali sono quindi le ultime chicche? Qui abbiamo una maglietta proprio della divisa, potete vedere Don Most che la indossa nella foto. Poi una maglietta invece della partita di ricordo che ci fu fra il cast di Happy Days e quello di General Hospital. E infine la terza maglietta è inerente alla tournée che il cast fece sempre per giocare a baseball in Germania e in Giappone per incontrare i militari delle basi NATO. E quindi sono tre oggetti inerenti alla squadra di baseball. Altri oggetti particolari nuovi che abbiamo sono qua due call sheet, di cui uno, il primo, è questo, è del primo episodio di Happy Days, dal titolo fino in fondo, che tra l'altro era il secondo pilot, e la particolarità è che si può notare come già il quinto giorno di riprese non c'era ancora il titolo dell'episodio, che poi sarà All the Way. Giuseppe, hai parlato di quinto giorno, ma ci puoi spiegare come avvenivano le riprese? Sì, allora in pratica le riprese di Happy Days, come di tanti telefilm allora, venivano riprese nel giro di una settimana, quindi dal primo al quinto, sesto giorno si provava la puntata per poi registrarla nell'ultimo giorno della settimana, il venerdì. Interessante. Giuseppe, ho trovato un'altra cosa. Questa, cos'è? Allora, questo è un cell, ossia un disegno di produzione dei cartoni animati di Happy Days, per avendo realizzato i cartoni animati, autografato da Henry Winkler. Quindi Henry Winkler, che anche nei cartoni animati era presente, perché prestava la voce al personaggio di Fonzie in versione animata. Giuseppe, quante belle cose in queste vetrine. Ma guarda, ad esempio, questa statuina qua, io non l'ho mai vista. Che cos'è? La particolarità di questa statua che vedete, tra l'altro, è che può cambiare anche la testa di Fonzie, si può modificare, si può mettere la testa con Fonzie che sorride. Comunque è una statua a tiratura limitata di nuova realizzazione ed è un pezzo da collezione molto ambito. Tra l'altro c'è volendo il jukebox può anche suonare. Ma non zio, cosa stai facendo? Ho trovato il manuale per diventare un vero Fonzarelli. Allora sto cercando le istruzioni per come far funzionare il jukebox. 1. Spazzolarsi la lingua. Ma che vuol dire? 2.
prendere la mano e metterla a forma di pugno. 3, un leggero soffio e picchiare con decisione, ma senza rompere il jukebox, sul jukebox, e inizierà a suonare. Provo? Prova. Non ha funzionato. Perché non ti sei spazzolato la lingua? Allora vado a spazzolare. Ci siamo spostati in un'altra zona di questa mostra e guardate dove siamo. Ci sono altre chicche e una in particolare si è aggiunta da poco. Quindi, di nuovo insieme a Giuseppe, ci facciamo dire qual è questa bellissima novità. Le novità di questa area dove abbiamo degli indumenti utilizzati proprio sul set è la tuta di Fonzi e una camicia utilizzata da Marion Ross della Loggia del Leopardo. Vediamole. Un altro elemento che si è aggiunto alla tua collezione sono le cartoline. Sì, diciamo le cartoline militari. Nell'episodio La visita militare, i nostri amici Ricky, Ralph e Pozzi ricevono la cartolina per andare alla visita militare. Questa in particolar modo è quella inviata a Ricky Cunningham con la busta che noi possiamo vedere nell'episodio stesso. E poi ho anche quelle altre inviate agli altri personaggi. Interessante. Anche perché sono frequentate da ragazze bellissime. Chi ha chiuso lo sportello? Chi mi ha chiuso lo sportello nell'orecchio? Vedi, Fonzi, c'è molto vento. Quindi possiamo vedere l'indirizzo di casa Cunningham, perché è indirizzata a Richard Howard Cunningham, 725 North Clinton Drive, Milwaukee, Wisconsin. Vero. Quindi hanno proprio curato tutti i mini particolari. Sì, certo. C'è anche il giorno in cui è stata spedita, il 6 maggio del 1956, essendo ambientato... Perché il telefilm è girato negli anni 70-80, ma ambientato negli anni 50. Certo. Nonzio, sei tornato alla carica? Ho spazzolato la lingua e adesso ci riprovo con la mano sinistra. Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Siamo alla Bibbia di Happy. Sì, questo è il libro che ho scritto insieme ad Emilio Targia, un amico. È la nostra storia, tutto il mondo di Happy Days, nel quale si può trovare, appunto, come dici tu, essendo la Bibbia, si può trovare di tutto, da interviste esclusive, la storia, dietro le quinte, le curiosità più strane, gli spin-off, la febbre italiana, cioè tutto quello che è successo in Italia negli anni 70 con interviste anche ai doppiatori, eccetera. E poi c'è una parte finale dove ci sono delle fotografie inedite a colori molto particolari, riguardanti sia il cast, sia dietro le quinte, sia anche, ce ne sono alcune molto particolari, come quella della festa di compleanno per i 70 anni di Marion Ross, perché alcune di queste foto le ho avute direttamente dagli attori o dalla famiglia di Gary Marshall. Mi inserisco sempre fuori campo io. C'è il manuale come diventare un vero Fonzarelli? No, quello non c'è, mi spiace, quindi... Me lo sono inventato io prima. Quello lì non c'è, però potremmo aggiungerlo nella prossima ristampa. L'ho inventato io prima. E una cosa particolare, la prefazione è di Henry Winkler, ossia Fonzi, e la postfazione è di Max Pezzali, che è un grande fan di Happy Days. Questo è un libro che può interessare chi era fan di Happy Days più o meno sfegatato, perché comunque è un ricordo e riporta, ci sono anche dei riferimenti al periodo storico, eccetera. E poi può essere anche un modo per chi non conosceva Happy Days o l'ha visto saltuariamente per scoprire, approfondire, quindi appassionarsi della serie. Quindi, dato che il libro è davvero interessante, io volentieri consiglio di acquistarlo, tanto si può trovare facilmente. Sì, questo si trova in tutte le librerie, gli store digitali, tra l'altro siamo alla terza ristampa. Quindi si trova. È davvero una cosa interessante. Un'ultima cosa,
La collezione di Giuseppe fra un po' spicca al volo. Sì, è una notizia reale? Sì, ci sarà una mostra dedicata a Happy Days all'Hollywood Museum di Los Angeles, e nella quale ci sarà gran parte del materiale della mia collezione proprio appositamente per questa mostra. Caspita, quindi congratulazioni anche per questo traguardo. Bene, comunque è abbastanza curioso che da Hollywood chiedano a Giuseppe dall'Italia di mandargli il materiale che lui aveva ricevuto da Hollywood. Bellissimo, come tutto torna. Quindi a tutti, Happy Days! Se volete vedere altri cimeli della collezione di Giuseppe, vi ricordiamo di guardare il nostro video, lo trovate qui sopra al link che mettiamo. E niente, salutiamo! A presto, ma il nonzio che fine ha fatto? Il nonzio si infogna sempre da qualche parte. Ma dove è finito? Non lo so, proviamo a vedere. Nonzio? Ehi! Togli gli occhiali! Nonzia Zozo! Iscrivetevi al canale, è gratis!